Ciao ragazzi, eccoci qua con un nuovo video. In questo video vi mostrerò come effettuare il blocco degli sganci rapidi per il CC bar a costo zero. Venite con me. Come sapete, sgancio rapido basta tirare indietro, tirare in su e sganciare il CC bar. In questo modo è comodo perché è rapido, però sono anche rapidi a ciularcelo e sappiamo quanto costa. In questa nuova puntata vedremo appunto come fare per evitare ciò. Venite con me, ve lo mostro. Allora, togliamo la bozza. Via la bozza. Come potete notare, lo sgancio rapido non va su perché praticamente ho creato un piccolo foro sulla lamiera in modo da infilare una vite con un dado dietro, ma nulla toglie che volendo possiate fare un foro e metterci un semplice lucchettino di quelli piccolini. Io ho optato per la vite perché non avevo manco i soldi per il lucchetto e vi faccio vedere come smontarlo. Praticamente con due chiavi, io ho preso questa vite qua, che è quella che ho trovato nelle cianfrusaglie che avevo in cantina, un dadino da 8, andiamo a svitare il dadino. Ecco, questo è il blocco, quello è il foro che ho effettuato. Come vedete, una volta liberato dal perno, lo sgancio rapido come per magia funziona. Ora vi faccio vedere il lavoro. Praticamente quando abbiamo lo sgancio chiuso, noi per aprire tiriamo indietro e andiamo su. Andando su, mettendo lo sgancio rapido in questa posizione, noi possiamo estrarre il CC bar dalle boccole. Invece facendo il forellino, che ho, come potete vedere dall'interno, noi praticamente andiamo a impedire questo movimento, che non è niente di più di quello che fa lo sgancio rapido venduto da HD, che si va ad aggiungere qui e impedisce di far sganciare sgancio rapido. Quindi con una punta da trapano da 4 o da 5 ho fatto sto foro. Nel foro poi, una volta chiuso il CC bar, viene messo il dado col perno. Il perno praticamente viene ad avvitarsi qua e questo sistema impedirà poi di far alzare, come potete vedere dall'altra parte, vedete, impedirà lo sgancio. Lo faccio vedere con lo CC bar dritto. Praticamente così abbiamo la nostra boccola incastrata. Noi per sganciare tiriamo indietro e solleviamo e fa questo lavoro qui. Invece con il dadino questo movimento è impossibilitato. In più, la cosa figa qual è? Che per poter togliere questo dado con questo perno, noi dobbiamo togliere le borse. Quindi la sicurezza qual è? Che finché abbiamo le borse montate sulla moto, nessuno può andare a interagire per sganciarsi il CC bar. O comunque andiamo, vedete, CC bar è agganciato, così si sgancia, originale. Una volta agganciato, noi andiamo a infilare il dadino dietro con il bullone, andiamo ad avvitarlo. C'è bisogno di stringerlo, tante volte do giusto una stretta per non perderlo, con eventuali vibrazioni. Una stretta e il blocco è fatto. E così quando voi andrete a ripiazzarvi la vostra borsa, come potete notare,
è impossibile accedere alla vite, perché appunto essendo a croce ci va un cacciavite frontale, e dietro anche arrivarci con una chiave o comunque smanettarci è impossibile. Quindi finché avrete le borse chiuse a chiave che non si possono aprire, nessuno potrà accedere a quella vite per rubarvi il sissi bar. Se vi è piaciuto questo video, cliccate mi piace, commentate sotto nei commenti, iscrivetevi al canale dove c'è il tasto iscriviti qui in fondo, come vedete alla vostra destra. In più, novità, bomba, canale Telegram, cercateci Voyagers. In più, associato al canale Telegram, la chat per parlare direttamente con me o con Eli, chiedere spiegazioni, aprire discussioni, pareri, confronti e anche critiche. Alla prossima. Ciao!